A Lecce si è svolta la manifestazione che suggella l'attività di addestramento del 61esimo stormo dell'aeronautica, con la consegna delle aquile. Non solo i familiari dei piloti, ma anche autorità e il comando generale della base Fortunato Ceari Galatina, una delle scuole dell'aviazione più prestigiosa all'interno del territorio nazionale. Hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta nella splendida cornice del Teatro Apollo. La cerimonia ha rappresentato per i 12 allievi dell'aeronautica militare premiati il culmine di un lungo percorso di addestramento che sfocia con l'assegnazione ad ognuno dell'aquila turrita, simbolo ed emblema del pilota militare. È proprio così, il 61esimo stormo è una scuola di volo internazionale. Ci sentiamo anche parte integrante del territorio e sicuramente riceviamo molte attenzioni da parte dell'aeronautica di tutto il mondo grazie al sistema addestrativo che siamo riusciti a implementare, a costruire e a rendere sempre più efficiente ed efficace. Di questo credo che sia il territorio locale che tutta la nazione possa essere fiera. Mi sto raccomandando a loro dicendo che nel loro futuro ci saranno sì gli aeroplani, ci saranno delle macchine con cui dovranno operare, ma ci sono anche delle persone, degli uomini e delle donne che sono poi coloro con i quali si dovranno confrontare, dei quali dovranno avere il massimo rispetto perché sono quelli che mantengono le tradizioni che sono tipiche del nostro mondo aeronautico. Lecce è una tradizione ultradecennale nel campo dell'addestramento dei piloti militari e credo che questa tradizione è stata consolidata negli anni e oggi siamo arrivati a un punto tale che il nostro metodo di insegnamento per i piloti militari ci viene invidiato in tutto il mondo, oserei dire.